Buongiorno amici di Chicchi, bellissima giornata per modo di dire, qua c'è proprio il nevischio, non so se al Tamur c'è pure il nevischio. Buongiorno a tutti. Allora, Nunzio, come ti avevo promesso, l'altro giorno ti avevo detto che quando me te l'aspetti mi sarei messo con giacca e cravatta, quindi mi sono messo una giacca molto elegante, mi sono messo la cravatta con i cuoricini perché io sono sempre positivo e quindi mo vedi, oltre al cuoricino metto anche l'altro cuoricino, vedi? Oggi è che è San Valentino, però diciamo Oggi è che San ah, Emanuele. già è vero, oggi è il mio onomastico. Grazie, grazie che ti sei ricordato di me. Oh, com'è questo colore non sparisce ancora? E che è successo? Si è incantato, come mai? Oh, è strano sto fa. Vediamo un po' se riesco a cancellarlo. No, Nunzio. È rimasto questo coso azzurro, non so perché. Eh sì, mica potevo stare col blu dipinto di No, blu. no, Felice di aspetta. stare con te. Scusate, amici, non lo so che cosa è successo, però praticamente mi hanno detto qui dall'ufficio che è un virus. Non vorrei che lo stesso coronavirus che adesso, diciamo, si è modificato, che quello si modificano, diciamo, e quindi è entrato nel mio computer. Perché io, tra l'altro, non avevo fatto niente, Nunzio. Visto che tu hai detto che oggi è Santo Emanuele, il mio compleanno, io non ho fatto altro che fare un cuoricino. Non è che si blocca di nuovo, mo'. No, 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 non si blocca più. E non lo so che cos'era successo. Vedi, praticamente questo è un computer un po' monellaccio, ma senza che lo tocco, vedi, mo si mette pure, si meraviglia pure. Che ti meravigli? Prima mi fai gli scherzi. Vabbè, comunque, stavo dicendo, sono elegante oggi perché io, come dire, sono fluidificante, mi adeguo in base alle puntate. Diciamo, oggi so che sta il buon Arturo, già preciso, lui c'ha sempre quell'abito in lana fredda, in grigio Tasmania, ingegner Loro Piana, è uno delle, diciamo, dei grigi Tasmania più ricercati nell'alta moda italiana. E quindi io, giustamente, ho messo la vestaglia da camera, cioè mi adeguo in base alle situazioni. Mo' speriamo che domani non c'è un ospite, una donna bellissima, non è che mi posso vestire da donna, quindi a questo punto, diciamo, mi adeguo in base ai giornalisti che intervistano gli ospiti. Ok, Nunzio, un leggerissimo. Oh, però sto bene, non è che mi dice che sto bene, non sto bene. Sì, no, 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 Posso non andare? la cravatta, bisogna farlo vedere qui che ha i cuoricini, Eh perché non sì, si la vedono. cravatta c'ha i cuoricini. Ecco, Fallo perché. vedere. E vedi i cuoricini? Io sono un romanticone, sono un romantico, quindi quando ho visto questa cravatta con i cuoricini, giustamente parte il cuoricino. Ah, non parte manco più il cuoricino. Ah, è partito il cuoricino. Speriamo che non si. Ah, no, 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 no. C'era un problema di, diciamo, di come. Allora, quindi oggi ci saranno i cuoricini. Se mi fai fare un piccolissimo cappelletto, giusto per informare un attimo gli amici di Chicchi che ci seguono. Oh. Mi raccomando, per non ricevere multe, no? La mattina quando vi svegliate accendete il computer, oltre a vedere magari i commenti su Facebook o su WhatsApp, andate sul sito anche del Ministero dell'Interno perché ogni 7-8 giorni fanno un decreto nuovo. Cioè, praticamente, chi se no, non lo so, vabbè, cioè, quindi non hai il tempo di stamparlo e di compilarlo, che è dovuto in regione. Cioè, diciamo che questa nuova autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 46, numero, cosa va, cosa, diciamo, qual è la variazione rispetto a quello, diciamo, di 2 o 3 giorni fa, che qui è più analitico, cioè è spiegato in maniera più analitica lo spostamento, cioè nel senso lo spostamento è iniziato da dove ti sei mosso per andare Buongiorno. dove? Ciao carissimo, un attimino solo. Per Sì, andare certo. dove? Lo spostamento, la destinazione, che lo spostamento è determinato da, cioè praticamente è una cosa più dettagliata. Però non ci fate caso, perché tra 2 o 3 giorni uscirà un altro decreto. Vabbè, comunque, atteniamoci scrupolosamente a questi decreti. Poi devo dire un'altra cosa. Hanno, ed hanno fatto bene, hanno inasprito le pene per
per chi diciamo non rispetta la quarantena. Cioè, perché è successo che gente che doveva stare in quarantena per una questione, per non, come dire, mischiare altri, per non contaminare gli altri, tranquillamente sono usciti di casa. Allora, a questo punto hanno inasprito le pene, quindi multe immediate, questa è la cosa bella, immediate fino a 3.000 euro e 5 anni di carcere. Allora io dico, mi sta bene, perfetto, anzi io sarei per il metodo Cina, praticamente stavano con i fucili puntati, appena ti vedevano erano cavoli tuoi. Però dico, come siete così veloci a desigere? Scusate, qua è passato quasi un mese, ma non siete così veloci quando dovete dare. Cioè c'è gente che sta proprio sul lastrico, sta con la canna del gas. Cioè, questi 600 questo bonus, questa miseria. Cioè, perché come siete bravi ad esigere, no? Tata, velocissimo, subito. E quando invece la cura dell'Italia, qui c'è gente che ancora non sa come fare per avere questa miseria di 600 euro, la cassa integrazione. Cioè, queste devono essere cose velocissime, immediate. Qua c'è gente che da un mese che non lavora, i negozi chiusi. E qua praticamente sono veloci soltanto per quanto riguarda le multe. Però per quanto riguarda la Wish and Bonus, Macron, di pagare, di dare questi bonus, non se ne parla nemmeno. Allora, Nunzio, vogliamo dopo questo cappello. Oh, ma come sono bello oggi, Ale. Io sicuramente, Nunzio, oggi ti farò concorrenza. Invece, di solito ti arrivano Sempre, sempre messaggi. sì, ma sempre come quello che guidi in forma. Quante sei monelle, Sento guidi il più un pullman. volo, Ma no? è piccolo, quel che guidi il pullman, è la giacca tipo Smokey, dai, che guidi il pullman. Però tutto blu, sai, quello Eh beh, tutto blu, nel blu, il blu, se hai visto la maggior parte dei disegnini dei bimbi, c'è una predominanza di blu o di verde, perché sono i colori positivi, sono i colori, della speranza. diciamo, della. Vabbè, quello è verde, speranza mai si perde, vabbè, giallo, vabbè, quella è un'altra cosa. Allora, vogliamo partire, Nunzio, con i disegnini che arrivano, ma è vero che ne stanno arrivando ancora tantissimi. Tanti devono avere pazienza perché Senti, diciamo man mano. mi è venuta un'idea a me. Vogliamo cambiare la trasmissione pure di Arturo e di Felice. Canale 2 c'è, facciamo canale 2 c'è con i disegnini. Alla fine li mandano pure loro 4-5 disegni. Perché è simpatica questa cosa. Canale 2 c'è con i disegnini. Sì, Ah, no, ma li manderemo tutti, ok, no, beh, tranquillo, no, no, manderemo per tutti esempio, sai perché? Perché non so se stanno arrivando i messaggi anche a te, però a me i messaggi in privato stanno i messaggi. Sì, arrivando, vogliono sapere quando arrivi i disegnini, quando li mandiamo in onda. Saranno Purtroppo tutti in onda, nessuno sarà escluso. sono assai, sono tantissimi. Ah, allora, vogliamo iniziare dal primo che non so da dove inizia. Dovrebbe Antonio essere, Giacinto. aspetta, dovrebbe essere questo qui, Nunzio. Antonio e Giacinto? Ok. Allora, Antonio e Giacinto. Ah, vedi, ah, questi hanno fatto proprio uno striscione, sarà poco poco, sarà più di 2 metri. Bellissimo, quindi complimenti. Saranno grandicelli questi bambini, avranno almeno 10-11 anni, oppure sono stati aiutati come sempre, perché ho visto che i genitori collaborano tantissimo e fanno bene. Quindi hanno fatto una scritta cubitale, andrà tutto bene. E quindi poi insieme per farci l'Italia, Forza Italia, Forza Italia non il partito, chiaramente, vabbè, giustamente perché hanno messo forza alla nazione. Quindi tutto bene, il cuoricino con l'Italia, bellissimo. Le nuvole, vedi, le nuvole azzurre, vedi, sono positivi come me. Secondo te potevo mettermi una camicia, non so, viola, una camicia rossa, addirittura camicia rossa proprio. Non è proprio il caso, e quindi vediamo un po'. Poi c'è quest'altro disegnino, scusami, c'è quest'altro disegnino bellissimo di Antonio. Mi fa piacere che Antonio è stato un po', come dire, un po' più creativo, non si è attenuto al format, agli standard delle foto, perché ha fatto, a parte il fatto che ha messo questi colori molto, ma molto accesi, ha messo le mani, sarà praticamente la sua impronta digitale, e poi andrà tutto bene. Beh, poi ha fatto questo disegnino un po' quadrato rispetto agli altri che sono rettangolari, a lui piacciono le forme quadrate.
come le rose, adesso fanno le rose quadrate. Allora, sì, è vero, Fiorai me l'ha detto. Allora, poi c'è quest'altro disegnino di Daniel, forse ha dimenticato la E, si chiama Daniele No, forse. Daniel. Ah, proprio Daniel, no, tante volte tu scrivi a tastiera si blocca. Oh, Daniel invece ha fatto un disegno, diciamo quasi, cioè ha una forma un po' eclettica, nel senso che non ha la forma rettangolare, quadrata, cioè lui ha messo l'aggiunta, cioè nel senso che ha fatto prima uno striscione lungo, andrà tutto bene. Mi piace come fa la T, Antonio, beh, bellissimo. Andrà tutto bene e poi ha fatto un extension, come fanno le donne quando non hanno i capelli, quando al parrucchiere si fanno fare l'extension. Un'aggiunta. Oh, ha fatto un'aggiunta e ha messo la bandiera italiana. Bravo anche Daniel, mi raccomando, conservate tutti questi disegni perché poi faremo una specie di, come dire, di rassegna, di premiazione. Oh, poi c'è Giovanna, questo bel disegno anche di Giovanna, diciamo è minimalista, cioè per lei le dimensioni sono relative. Ha fatto un disegnino con un foglio A4 e ha messo l'essenziale, vedi? Ha fatto un super concentrato di disegnino e quindi presto a casa. Ah, io, ah no, scusa, presto. Hashtag io resto a casa. Sì, scusate, a me la gradazione degli occhi. Giovanna si è anche, diciamo, firmata. Il famosissimo arcobaleno, lo sapete che io la notte mi sogno l'arcobaleno? Sarà una cosa positiva. Allora, la notte mi sogno di arcobaleno. A tutti questi arcobaleni che stiamo a vedere in questo periodo, che sono sinonimo di, diciamo, di felicità e di positività, andrà tutto bene. Dina, ah no, Giovanna, perché ha messo. Ah, andrà tutto bene, scusa, ho sbagliato. Invece di leggere bene, ho letto Dina. Vabbè, se mi cangia la chiave, avete qualche oculista qua a portatile? Allora, passiamo adesso al disegno di Katia. Katia col K, perché c'è Katia che si scrive con la C, Katia col K. Oh, Katia, mi voglio complimentare con questa bimba perché dal colore del disegnino traspare la sua leggerezza, la sua, come dire, innocenza anche nel realizzare i disegnini. Perché vedi, non ha usato i colori forti, molto marcati, ma ha usato, sì, ha usato dei colori pastello, molto, molto leggeri, molto evanescenti. Quindi, e mi piace, a me, insomma, o perché io ho la predisposizione per questi colori qua, molto quasi diafani, vedi, andrà tutto bene. Il cuoricino, diciamo, diciamo, la parte destra del cuoricino è leggermente, diciamo, asimmetrica, però, eh sì, sarà piccolina, eh sì, si vede che è un disegno proprio naif. Ha messo una sola nuvola, andata al risparmio. Ok, perfetto. Se non sbaglio, l'annuncio, c'è un'altra fotografia di Rossella. Ma hai notato, io non mi voglio ripetere, ma le bimbe fanno più disegni dei maschietti. O forse perché, diciamo, c'è il rapporto. Anche questa cosa, ci Cioè, sono parecchie bimbe, forse sono più le effettivamente. femminucce, ad Altamura, diciamo, come si dice, lo stato civile, sono più femminucce che bimbi. Quindi, Nunzio, aiutati, ci vuole il secondo genito, Annunzio, o no? Nunzio, cito muto. Ah, lo devi, diciamo, aggiorni. Ok, poi c'è questa foto di Rossella. Questa dovrebbe essere una bimba un po' più grandicella, perché vedi, la composizione ha rispettato molto le linee, la composizione. Questo arcobaleno, anche se è stato fatto a mano libera, è perfetto. Le nuvolette sempre, diciamo, hanno copiato dalla cravatta mia e dalla camicia, sempre questo azzurro positivo. E vedi, una cosa importante che ha messo anche Rossella, l'autocarro, che sta scritto? Ah no, ah, Rossella lo porcaro, avevo capito l'autocarro. Eh sì, ti ho detto che non vedo bene questo, che avevo letto l'autocarro. Invece Rossella lo porcaro. Stavo dicendo, la brava Rossella è stata molto attenta che nel discorso della natura, oltre a metterci l'arcobaleno, il sole, le nuvole, ci ha messo anche le rondini. Brava! È una bimba molto attenta e molto precisa perché siamo in primavera, anche se siamo a 0 gradi e c'è il nevischio, però la brava Rossella ha messo queste rondini che appunto volano verso l'arcobaleno. Quindi, come dire, passerà la nottata e
tra un po', diciamo, troveremo l'azzurro anche noi che usciremo di casa e speriamo che continueremo a fare la vita che abbiamo sempre fatto. Ok, Nunzio. Ah, sì, scusami. Devo salutare la signorina Lella di 80 anni che ti segue sempre tutti i giorni. Ma questa è la signora, l'amica mia, che mi ha fatto la pasta fatta in casa? O Diciamo di no? sì. Ah, è lei che ha fatto la pasta. Oh, quindi, signorina Lella, buongiorno. Visto che ha tantissimo tempo adesso a disposizione, si può aprire un pastificio, puoi fare pasta a go-go, quindi puoi fare diversi tipi. Ah, ok, allora ricordiamoci, Nunzio, che specialmente alle signorine dobbiamo salutarle personalmente. Quindi, cara signorina Lella, quando passerà la nottata e quindi passerà questo brutto periodo, ci ricorderemo di diciamo, salutarla personalmente, anche a quel ragazzo, come si chiama? Walter? Dobbiamo andare. Ah, scusa, ma perché lo chiamo sempre là? Dobbiamo andare alla casa. Christian, ciao, buona giornata, ti auguro tutto il bene di questo mondo. Scusaci, noi era già predisposto la visita a casa tua, però causa coronavirus abbiamo bloccato tutte le uscite esterne. Quindi ti faccio un carissimo saluto, Christian, e ti prometto che quando finirà tutto, sicuramente, non sicuramente, con certezza al 100% ci conosceremo personalmente. Nunzio, vogliamo concludere la puntata? Devi aggiungere qualche altra cosa? Possiamo concludere anche perché dobbiamo dare la linea al canale che c'è. Madò, io mo resto così perché voglio sicuramente sembra proprio un bel. Che dici? Si vedi profilo così. Facciamo le foto del curriculum. Eh sì, facciamo le foto segnaletiche, così se esco senza dare una giustificazione mi porto. Meglio di no perché è vuoto. Cos'è vuoto? Se ti giri di spalle è meglio di no. Ah, c'è il coso di Sant'Antonio. Ah, ci siamo dimenticati che ogni fotografia di segnino dovevamo mettere il cuoricino. E ci Va siamo. bene, a Tu domani. chiaramente sei un Da collaboratore domani. valido, quindi da domani ogni foto mettiamo i cuoricini. E E possiamo mettere cominciamo. anche una risatina, ok? Perché dobbiamo Va essere benissimo, positivi, ok. come sono positivi i nostri amici, i nostri bimbi. Ok, allora ci vediamo domani con una nuova puntata, quindi con nuovi disegnini. Fine settimana. Eh sì, nel frattempo, buon fine settimana. Sì, nel frattempo, chi viene oggi? Chi c'è oggi? Arturo, giusto? Oggi c'è Ok, Arturo, quindi domani è venerdì, c'è Felice. c'è Felice, quindi a seguire, canale 2 c'è. Arturo, amici di Chicchi Ricchi, state buoni.